Fu un pittore di corte dalle vallate trentine a Ferrara, quell'osso duro di Dosso Dossi, citato insieme al fratello Battista, scalzato per fama, nel canto 33esimo dell'Orlando Furioso di Ariosto, come facente parte di quel gruppo di pittori di quali la fama sempre starà finché si legga e scriva al pari di Leonardo, Mantegna, Bellini, Michelangelo, Raffaello, Del Piombo e Tiziano. Ed infatti la sua pittura elegante, originale ed allegorica lascia traperare l'influenza di maestri come Giorgione, Raffaello, la cui maestria conobbe a Roma, Tiziano e Michelangelo, conosciuto a Ferrara. Le sue opere, che ci raccontano quel rinascimento eccentrico di casati e salotti, sono oggi protagoniste di una retrospettiva presso il Castello del Buon Consiglio di Trento, dove lo stesso artista fu chiamato nel 1531 dal principe vescovo Bernardo Clés ad affrescare diversi ambienti del palazzo. La rassegna, ideata dalla Galleria degli Uffizi di Firenze nell'ambito del progetto La Città degli Uffizi, espone una quarantina di opere, tra cui il tanto ammirato Giove pittore di farfalle, enigmatico quanto La tempesta di Giorgione. Tra gli altri dipinti degni di nota ci sono Il bagno, Giovane donna e satiro, Le tavole modenesi con l'abbraccio, La seduzione e la conversazione, e L'Apollo musico e Daphne. Da non perdere, oltre all'incantevole vista, gli straordinari giardini del castello.